Giordano viene da me per un problema di coppia. Sta da anni con Marsha, ma qualcosa proprio non va. Troppo spesso viene preso da degli scatti d'ira, con delle esplosioni di violenza. Spacca i piatti, rompe i mobili, urla fino a che i vicini non chiamano la polizia. Qualche volta è anche stato lì lì per colpire Marsha, ma non l'ha mai fatto. È preoccupato e vuole capire cosa c'è che non va in lui. Indago il rapporto con Marsha, ma non emerge nulla di problematico nelle interazioni con lei. Ci sono i normali conflitti, contrasti, ma niente di esagerato. C'è solo un elemento che mi salta agli occhi, ma me lo tengo per dopo. Così decidiamo di incominciare lavorando sulla rabbia, il sintomo più evidente e problematico per Giordano. E facendogli scrivere tutti i giorni delle lettere di rabbia sulle sue emozioni rabbiose, vediamo che piano piano questa emozione comincia a discendere. Neanche troppo piano piano, in realtà. Lui non ha niente contro Marsha, ma si sente come una pentola che ribolle. Da un lato trattiene la sua rabbia, e noi sappiamo che la ritenzione è la tipica tentata soluzione disfunzionale di questa emozione. Ma dall'altro avverte anche una particolare sensibilità, come se nelle sue vene scorresse un liquido altamente infiammabile, che è pronto ad accendersi velocemente. Le lettere funzionano a meraviglia. Inizialmente dirette contro Marsha, con lo scopo di esprimere ed elaborare i propri sentimenti, cambiano velocemente direzione. Il padre assente, la madre giudicante, il fratello distaccato. Giordano trasforma le lettere di rabbia in un diario di angosce e di autocomprensione, in cui specchiarsi e comprendere il proprio funzionamento. Già tra la quarta e la quinta seduta la rabbia è praticamente spenta, ma giace ancora sul fondo come brace calda. Ci prendiamo una pausa a questo punto, ma dopo qualche mese Giordano torna. È tempo di rimettere in discussione il suo rapporto con Marsha, con la famiglia, con tutti. Capisce quella cosa che io avevo notato nelle prime sedute, cioè che il suo rapporto con Marsha e con gli altri era basato sulla dipendenza, sul bisogno, non sull'amore e sul desiderio. Lasciarla è doloroso, ma non difficile. Le vere sfide saranno altre due. Da un lato la necessità di fronteggiare e vincere quel senso di vuoto che lo divora da dentro come un parassita e che lo porta a riprendere dei contatti e delle brevi, intense, violente, disastrose relazioni con Marsha. Dall'altro, appreso mano a mano a distaccarsi da lei, c'è la necessità di non reinstaurare con altre persone delle relazioni simili. Le lettere saranno la nostra tecnica principale, un momento di autoriflessione che permette a Giordano di capire come funziona. E insieme a queste anche la tecnica del come peggiorare, che aiuta Giordano a ricordarsi quali sono le cose che dovrebbe fare se volesse andare nella direzione opposta a quella da lui desiderata. Col passare dei mesi, in cui ci vediamo mediamente ogni 5 o 6 sedute, il suo sistema relazionale e interazionale cambia. Al lavoro diventa più capace di non farsi mettere i piedi in testa, di non mettere se stesso dietro gli altri, i propri bisogni dietro le interazioni degli altri. Si sente più rispettato. Gli inevitabili screzi relazionali con i colleghi e con alcuni amici non vengono più vissuti con frustrazione e angoscia. A testa alta, Giordano riesce a fronteggiare senza esplodere i conflitti e i contrasti. La famiglia, prima amata un giorno e odiata il giorno dopo, adesso viene vista con un più equilibrato distacco. Il padre, la madre, il fratello, Giordano adesso le considera delle persone importanti, anche se su un piano diverso rispetto al proprio. Si cambia, dice, e così sono cambiato io. E in effetti Giordano è un'altra persona, equilibrato, in sintonia con se stesso, in pace con il mondo. Faremo un'altra pausa e poi un'altra breve serie di incontri. Di fronte a una nuova delusione amorosa, Giordano si chiede se ce la farà mai, se ne uscirà mai, se ci sarà mai qualcosa di marcio in lui, così profondamente radicato da non poter cambiare. Comprendiamo insieme che la vita ci pone davanti delle delusioni o delle persone deludenti e sentirsi frustrati, a volte angosciati, specialmente di fronte a certi comportamenti, alla fine è normale. Ripercorriamo ciò che lui ha fatto e lui stesso si rende conto di essere cresciuto e di essere una versione migliore di se stesso. Ci salutiamo, non un addio, un ci si vede se necessario. Lui sa che in caso di bisogno la mia porta per lui rimarrà sempre aperta.